Che cos'è L'Aquila? L'Aquila è un grande laboratorio d'Italia, ce ne siamo resi conto 6 mesi dopo il terremoto, veramente, no? Perché io non sono venuto subito all'Aquila con la trasmissione, è un po' il nostro modo di fare, cioè quando ci fanno tutti quanti, cioè, vabbè, intanto cerchiamo di capire quello che succede, c'è stato un surplus di informazioni sull'Aquila venuto subito dopo il terremoto, no? Però seguivamo con molta attenzione le cose che scrivono i colleghi e come succede spesso nei momenti di shock collettivo, sapono anche un po' come quando ci sono del vulcano, sapono delle faglie, dentro queste faglie escono poi delle verità. Per esempio, io non avevo mai sentito parlare del rapporto Barberi, ne ho sentito parlare per la prima volta perché i colleghi ne avevano scritto, i colleghi di Repubblica del Corriere della Sera, che stavano qui magari da un mese, hanno cominciato a parlare del fatto che in questo rapporto Barnier erano indicati proprio gli edifici pubblici dell'Aquila con i vari coefficienti di rischio e poi erano proprio caduti lì, proprio quegli edifici che erano stati indicati con qualche decina di anticipo, no? Quindi abbiamo cominciato, quando siamo arrivati all'Aquila però abbiamo capito che si stava facendo, che su questa, diciamo, su questa, sul terremoto si stava esemplificando quello che cercavamo di raccontare anche del resto del paese, che aveva a che fare appunto da una parte, come è stato già detto all'inizio, con un assottigliamento della democrazia, no? Cioè degli spazi di partecipazione, che noi già vedevamo, io li vedevamo perché cercavamo di respingere gli attacchi che venivano da parte del centrodestra nei confronti, insomma, Roberto ha vissuto queste stagioni per tanto tempo, questi attacchi che venivano nei confronti del servizio pubblico, le trasmissioni, per cui c'era del qualcosa che non poteva essere detto, lì è Fabrizio, che insomma, mi chiama dopo, c'erano cose che non potevano venire dette, c'era qualcosa, si restringeva diciamo, l'area del narrabile, no? Però qui, diciamo, con la scusa dello shock, del terremoto, dell'emergenza, no? L'emergenza, questa è la parola chiave. Oggi le inchieste, dopo un po' di anni, ci stanno dando ragione. Dentro quell'emergenza lì, dentro quella gestione dell'emergenza, hanno scoperto il malaffare. Hanno scoperto che là dove manca la democrazia nella gestione delle decisioni importanti per una comunità, lì poi si infila anche l'interesse privato, la cricca. E non c'è operazione gestita con quel principio dell'emergenza, in quel caso la protezione civile, sulla quale non ci sia adesso un grossissimo punto interrogativo. Dalla Maddalena fino ad arrivare agli isolatori antisismici di cui abbiamo parlato nell'ultima trasmissione che voi conoscete benissimo, la vicenda sulla quale c'è stata un'indagine della Procura in corso, anche quella fatta sotto la spinta dell'emergenza, della fretta, no? Perché bisognava fare tutto in fretta perché il Presidente del Consiglio nel tempo sulla costruzione in fretta delle nuove case dove sistemare la gente terremotata dell'Aquila aveva fatto la sua scommessa elettorale, l'aveva fatta talmente importante ed esplicita che ancora per anni ogni volta che c'era un'occasione elettorale, il mantra che diceva era: noi abbiamo risolto il problema dell'Aquila, no? Il problema dell'Aquila e la spazzatura a Napoli, erano le due cose. Sento che addirittura in questa folle campagna elettorale che sta per terminare, fatta di pochi punti tutti, ma di tante bugie dove la gente può andare in televisione e dire il contrario di tutto, mi sembra di aver percepito fra le tante, in questo flusso informativo dell'ex Presidente del Consiglio che parla dappertutto, di tutto e di più, senza rendersi conto neanche di quello che dice, che mi sembra che abbia detto che all'Aquila addirittura se lui ci va lo aspettano che effettivamente lui ha risolto il problema dell'Aquila. Talmente questa bugia è diventata enorme anche nel suo, dentro di lui, che effettivamente la porta avanti ancora con un po' più di garbo, no? Allora, con il principio dell'emergenza, qui si è assottigliata, vi dicevo, la democrazia. E lo si è deciso di fare sfruttando lo shock di un'intera comunità. Questa è la cosa grave, no? Da una parte. Dall'altra, diciamo, arrivando con il peso nazionale della forza che poi era il Presidente del Consiglio e il suo capo della protezione civile, anche contro gli eletti di questa comunità. Gli aquilani sembravano tutte delle persone che dovevano semplicemente dire sì, no? Non c'è stato un dibattito vero su cosa fare, su come cominciare, se fare le 19 tavole e così via. Quindi per me questo è stato il laboratorio massimo di questa pulsione autoritaria che veniva avanti nel resto del paese e che qui si è esercitata ai massimi livelli. Ora, naturalmente la vicenda dell'Aquila va seguita non solo perché diciamo, qui è anche cominciata la crisi di quel laboratorio lì, per come la vedo io, no? E noi è da quella porta che dobbiamo uscire.
Se vogliamo riprenderci in mano il paese, il destino e trovare anche un modo nuovo per uscire dalla crisi, sono queste, e da questo cattivo esempio che dobbiamo trovare le risorse per fare le scelte che ci porteranno fuori, no? E, è un processo che se funziona per l'Aquila funziona per l'intero paese, perché qual è la scommessa dell'Aquila? E chiudo subito. La scommessa dell'Aquila è fare la città più bella e più grande che prima, cioè cogliere la triste l'occasione in questo triste avvenimento del terremoto per fare di questa città la città più forte dal punto di vista tecnologico, più ecocompatibile, che si alimenta da sola, che diventa il grande centro della ricerca ambientale del mondo, attorno che le cui risorse che vengono spese non per ricostruire tutta la città, ma per costruirla meglio, per costruirne meno, no? E non è questo forse il grande cantiere italiano? Non è questo il laboratorio, può diventare il laboratorio positivo per uscire dalla crisi, perché tutta l'Italia ha bisogno, tutta l'Italia è come l'Aquila, cioè ha bisogno di essere curata, rimessa in piedi, ricostruita, ristabilita dal territorio alla messa in sicurezza delle città. Ecco perché noi seguiamo questa vicenda ed ecco perché io mi sono appassionato a questo racconto, perché penso che in questo racconto, nel racconto dell'Aquila, c'è il racconto d'Italia. Questa è una grande storia italiana. Numerosi scempi, anche approfittando appunto della condizione emotiva, della condizione di shock degli aquilani, tanto che in quel periodo l'informazione italiana a livello nazionale era un po' sotto coperta. Ci provò Santoro in una puntata a rilevare alcune inefficienze della protezione civile, si rivoltò il mondo politico, si parlò di sciacallaggio, si parlò di speculazione dell'informazione. Secondo te c'è un momento per dire la verità o si poteva anche allora? No, si poteva, si doveva, molti l'hanno fatto, molti non l'hanno fatto, cioè è stato terribile vedere l'azienda della RAI seguire le tante inaugurazioni di Berlusconi, delle case, con quel tipo di atteggiamento da regime, da istituto luce. Oggi se tu vedi quella roba lì e la metti in bianco e nero, sembrano le cose dell'istituto luce. Presidente Meglio, presenta, cioè manca solo quella voce lì, con tutta la messa in scena e così via, no? E anche vedere inviati dei maggiori telegiornali della RAI fare questo lavoro qui, tu dici, va bene, ma questa era e in parte ancora è l'azienda pubblica della RAI, cioè noi non è che siamo in un altro mondo, noi siamo dentro questa battaglia ancora, che è una battaglia di indipendenza e autonomia sulla quale con Roberto Natale, per questo quando mi ha chiamato subito qui, uno perché c'era lui, due perché c'era l'Aquila, no? Perché noi ci siamo spesi su questo terreno, quelle foto che voi vedete lì sono le foto di Piazza del Popolo, non sbaglio, vero? E tu mi dicesti, adesso tu parli a Piazza del Popolo, io sappi che hai la copertura sindacale, perché io ho parlato, diciamo, nel mio piccolo a nome dei giornalisti italiani che non volevano la censura, no? E in questo modo esponendomi, diciamo, anche a possibile ritorsione dal punto di vista dell'azienda. Ora, quell'azienda lì, cioè un'azienda guidata direttamente dai partiti, anzi dagli esponenti di una corrente dei partiti, con le posizioni delle persone nelle posizioni apicali a tempo indeterminato, non è che è finita, sta ancora lì. No. È stata quindi questa operazione di cancellazione della verità sull'Aquila. È stata resa possibile dal fatto che già il sistema dell'informazione nazionale era un sistema di informazione non indipendente, succube. Era diventato un tabù dire che qualcosa sull'Aquila, era un provocatore. A me ha impressionato moltissimo, tanti hanno fatto scritto sull'Aquila, pochi hanno fatto televisione sull'Aquila. Noi, diciamo, siamo per quelli. E poi c'è stato Dracula, no? Poi mi vengono i brividi, quella scena da campo di concentramento, quando le persone dentro la tendopoli tirano fuori dei manifesti e arriva la Digos e li strappa. Ecco, sono cose da anni 50. Noi abbiamo accettato che l'Aquila diventasse il laboratorio di una scelta autoritaria in cui le persone non avevano anche più il diritto di parlare fra di loro, dove a noi non era concesso entrare dentro le tendopoli, dove quelli della protezione civile, al posto di curare le persone, i capi delle tendopoli, erano diventati dei capò che ti dicevano, ma tu che cosa sei venuto a chiedere? Non ho chiesto io, l'ho fatto nero. E a me ha fatto entrare, ma tanti colleghi non l'hanno fatto entrare, perché io ho detto adesso io ti denuncio.
Perché quindi stiamo nell'ex Unione Sovietica e tu mi devi chiedere a me, vengo a chiedere come stanno. Punto, tu o mi dai l'autorizzazione, non me la devi dare pure l'autorizzazione per entrare, perché io sono televisione pubblica, ora non tutti hanno avuto questo coraggio, però questa è la cosa che si è costruita all'interno dell'Aquila. Anche per questo è importante tornare sull'Aquila, perché dall'Aquila hai diciamo, misurato la debacle dell'indipendenza del sistema dell'informazione italiano, del suo complesso e in particolare dell'azienda pubblica. I tuoi reportage sono considerati reportage emotivi e abbiamo visto anche nell'ultima puntata di Presa Diretta, quella che ci riguardava nel 20 gennaio, credo, quella sulla Commissione Grandi Rischi, ho visto all'opera questo modo di fare giornalismo, in particolare nell'intervista a Boschi, quando viene fuori la parte umana di Boschi, la sua confusione mentale, la sua volubilità quando racconta di essersi fatto condizionare da Umberto Laso il delirio di onnipotenza. E qui in questo frame emotivo c'è tutta la spiegazione di una sentenza fatidica e di una decisione fatidica, quella della Commissione Grandi Rischi, cioè la fragilità umana, non la contrapposizione fra la scienza e la gente, non Galileo, non grandi temi, ma semplicemente la fragilità umana e l'emotività. Volevo sapere proprio come si fa a raccontare questo, a fare questo tipo di giornalismo, a fare questo tipo di racconto. Ma intanto sempre la ricerca della verità è quella che ci spinge, diciamo, a entrare anche nelle case delle persone che hanno sofferto, no? Perché per esempio la casa dello studente è un momento importante della storia dell'Aquila, tanto perché quello che poi ci hanno raccontato i parenti delle vittime e i sopravvissuti, ci sono stati gli allarmi, no? Quindi lì c'è una parte della responsabilità, adesso so che quel processo sta andando verso la sentenza, no? Che già c'è stato sabato la sentenza, c'è stata già la sentenza invece sul convitto, anche su quello eravamo andati a parlare con i genitori, quindi dentro quelle case c'è il sapere, c'è conoscenza, no? Certo, conoscenza macchiata di lacrime, di sofferenza, ma poi perché la casa dello studente era l'Aquila, cioè l'Aquila senza l'università non era neanche immaginabile, non solo dal punto di vista economico, in fondo la forza di questa città è sempre stata l'università, no? Quindi quando si è detto che all'Aquila, diciamo, con la mala politica, la mala gestione, non solo diciamo di quel mese di sciame sismico, ma diciamo la mala politica ha consentito di costruire in quel modo lì, e se la sentenza lo dimostrerà, la casa dello studente, quella storia grida vendetta, no? Perché in tanti momenti della storia di quella costruzione qualcuno sarebbe, l'autorità sarebbe dovuta intervenire per dire no, guardate, stiamo facendo una corbelleria. Ebbene, lì, diciamo, è vero che all'Aquila quelle vittime erano il futuro della città, i ragazzi che avevano venuto per studiare, i ragazzi i più bravi, quelli che non hanno colto l'occasione dello sciame sismico per tornarsi a casa o andare a ballare, molti di quelli che erano rimasti apposta perché dovevano incontrare il professore il giorno dopo, dovevano fare l'ultimo esame, no? Quindi c'è tanto spessore dentro questo racconto. Poi non dici come si fa a entrare, diciamo, ma se tu non ti immedesimi un po', diciamo, delle cose che succedono, se non provi, se non le vivi, non le puoi neanche raccontare veramente, cioè dei racconti sono una parte, non puoi raccontare lo spessore della storia. Lo spessore della storia è dentro lo spessore della storia che c'è la verità, anche perché, come diceva giustamente, poi è da quella emotività che si riparte. Immaginiamo per non ripetere gli errori del passato, lo immaginiamo, ma questa deve essere una pratica politica. Scusate, io parlo così, ma perché io penso che se le cose non le leggiamo, le rivediamo in mano e non facciamo in modo che non vengano più, si rifaranno gli stessi errori, come si stanno facendo anche nella ricostruzione. Questa terribile storia dell'Aquila, che doveva servire per dire, per esempio, non ricostruiamo più in alcune zone, no? Manco per niente, a Pechino hanno cominciato a ricostruire, e il povero Goretti sarà pure, no, uno, diciamo, molto estroverso, però ci ha dato quello strumento, l'ha detto che lì nel caso di un terremoto ti rispondi sì, ma tanto è accettato, ho capito? No. Ma qual è il problema? Vuoi cogliere l'occasione per ricostruirla questa città, una città sicura? Come è stato fatto nel Settecento dai Borboni? L'hanno ricostruita sicura la città, tant'è vero che l'Aquila, il centro storico dell'Aquila non è stato cattivo con gli aquilani, ne ha uccisi pochi,
proprio perché avevano ricostruito sulle case, ci sono state ricostruite dove non dovevano essere costruite, che hanno fatto i morti. E quella è responsabilità nostra, della nostra classe dirigente, di quella che abbiamo votato noi, di quella che voi conoscete, non è gente che viene dal passato, no? Cioè imporre un modo di ricostruire l'Aquila totalmente diverso, ma radicalmente diverso, nel rispetto naturalmente di questo grandissimo centro storico, è la prima volta che ci si prova a rimettere in piedi una grande città d'arte come l'Aquila. Non è successo da altre parti, è vero che è una scommessa difficile, ma una volta che l'hai fatta tu c'hai un know-how pazzesco. Una volta che tu l'avrai fatto, questo sarà il centro del mondo, diventa l'Aquila. Non lo era più. L'Aquila era già la periferia del mondo, no? Questa è l'occasione per rimettere al centro, ma per farlo ti devi poter vendere a livello internazionale ed eccellenza su tutto, compreso sul fatto che hai rinunciato a costruire di più. Io cosa trovo di terribile nelle 19 town, New Town? Non tanto il fatto che la gente sta lì dentro, mi fa solo una grande amore e tenerezza, perché dico che le persone comunque hanno trovato un posto al caldo dove stare, dove tentare di ricostruire la loro vita, anche se le famiglie si sono spezzate, anche se abbiamo girato, abbiamo mandato in onda la vecchietta dell'Aquila che adesso sta in quell'altro posto che sta a 29 di distanza, come si chiama? Che è diventato, cioè, sembra una deportazione, no? E lei diceva: non vedo l'ora di tornare all'Aquila, che mi fanno la casa, così posso morire dove, no? Nella casa della comunità. Ma diciamo la cosa che mi fa più rabbia del 19 town è che si è costruito di più. Il tema all'Aquila non era costruire di più, era costruire meno e meglio. Se l'Aquila ha fatto i morti è perché è stato costruito male e nel posto dove non bisognava costruire. Ora questa cosa poi dite sul Mona, no? A sul Mona aspettano il prossimo terremoto, senza fare niente. Io questo lo trovo irresponsabile. Noi nella prima puntata che dedicavamo all'Aquila mandavamo Domenico Iannacone, mi ricordo ancora un mattone con il rapporto Barber in Calabria, ci si aspetta la grande scossa in Calabria, ci si aspetta e non si fa niente. Allora quando è che ci poniamo il tema concreto, politico, che si deve porre la nuova classe dirigente, quelli che verranno eletti, di la messa in sicurezza del paese, concreta, non... Ma è tanta roba da fare, cominciamo, no? Se fosse cominciato dal rapporto Barber, invece il rapporto Barber l'hanno usato, lo mettevano nel lusso della porta quando faceva tirava vento perché non sbattessero le porte. Noi siamo andati a cercarlo, spesso i sindaci l'avevano anche dimenticato, veramente stava lì, serviva a questo. Ma quindi ci vuole, bisogna un po' scendere dalla teoria, questo è un paese dove si chiacchiera moltissimo, dove tutti siamo consapevoli, responsabili, fare tesoro del sapere, del dolore, per costruire una pratica condivisa diversa. Naturalmente per fare questo ci vuole una classe politica diversa. La classe politica del passato, e noi tutti siamo stati complici di questa distruzione. Una volta che facciamo il nostro mea culpa, costruiamo una rappresentanza diversa, una classe politica diversa che è capace di fare delle scelte anche dolorose, che non vanno incontro al partito dei costruttori, al partito del cemento e così via, e che non colgono quale solo l'occasione della ricostruzione, per ognuno si inventa una cosa, di parcheggio, che no, l'Aquila ce l'ha la sua ragione urbanistica, ormai si tratta di metterci dentro la nuova tecnologia, la green economy, le grandi invenzioni del futuro, di fare dell'Aquila, per esempio, il sogno mio, l'ho sempre detto, la prima città che si autosostiene dal punto di vista energetico, una città antica e nello stesso tempo una città del futuro. Sarebbe una scommessa straordinaria, verrebbero qui a lavorare gli scienziati di tutto il mondo, l'università già c'è, le new town le possiamo trasformare in posti dove i vestiti possono venire a lavorare e sarebbe una cosa bellissima. Ma se si ricomincia a ricostruire come si costruiva prima, è un po', diciamo, veramente lì la sofferenza non è servita a niente, no?